Non ci può essere solo l'idea se non c'è l'azione. L'azione è accompagnata sempre dall'idea, è l'idea che non finisce mai, è sempre avanti all'azione. Questo secondo me è importante. E quando queste due cose vanno insieme, deve per forza di cose esserci anche la terza, cioè l'idea che gli altri debbano capire questa forza e in qualche modo collaborare. Collaborare anche attraverso il dialogo, anzi attraverso il dialogo, e attraverso questo dialogo creare socializzazione, una socializzazione che oggi si è persa, che secondo me va recuperata, in tutti i modi va recuperata, e soprattutto attraverso i giovani, che si perdono ore e ore su un cellulare per delle cose banali, mentre invece la tecnologia andrebbe utilizzata, sì, ben venga la tecnologia, ma una tecnologia intelligente che debba essere utilizzata in maniera intelligente. Ti dicevo che ti faccio vedere un po' di area espositiva abitativa, questa è la mia casa, come hai visto la scala. Guarda caso, è piena di sassi, è piena di fossili, è piena di oggetti che mi ispirano, che mi danno la mia grande passione, in qualche modo si esprime e si manifesta. Archeologia ovunque. Non so che luce ci sia qua dentro, però un'idea dell'abitazione, dell'intensità, degli oggetti che ci sono dentro, sassi, qualsiasi sasso, oggetti di vario tipo, accompagnano la nostra vita. Questa è una casa che ci siamo fatti io e mia moglie a nostra immagine e somiglianza, in qualche modo abbiamo questa pretesa. Comunque ha una sua continuità. Vediamo di accendere delle luci. Ecco. Dove ci sono opere di vari periodi, di vari materiali, ferro e carta come prima, come abbiamo visto prima, dove la rete la fa ancora da padrona, marmi bianchi di Carrara con l'ausilio o come raddoppio di materiale, in questo caso la resina, questo invece è ferro, oppure marmi rosa di Verona calcicizzati, pietre trovate in naturale, sassi trovati in naturale, che per un periodo di alcuni anni fa io utilizzavo come mezzi per trasformarli in animali, in una sorta di zoomorfismo che raccontavo, quindi una sorta di animali appesi, attaccati, vedete, animali che sono delle amebe, non so, delle forme di questo tipo. E questo era in qualche modo il mezzo che io utilizzavo. Era questo il periodo che sono andato, dove sono andato in Corea, avevo fatto un drago di quasi 9 metri di lunghezza per 4 di altezza, con un assemblaggio di materiali di granito, sassi di granito e acciaio crotene. Dopo poi il viaggio fortemente rappresentato appunto da una valigia dentro la quale ci sono i materiali che utilizzo, le scatole che porto con dentro gli oggetti che utilizzo, fino ad arrivare a creare queste opere che io espongo in questo caso. Ecco, qui è fortemente raccontato il tempo geologico. Ecco, il materiale copioso, la carta sovrapposta, racconta gli strati, i sedimenti e il passare del tempo attraverso l'accumulo di questi. È come se Gaia, la Terra, avesse raccolto una grande quantità di questo materiale e messo in una sorta di archivio. Anche questo è un po' un racconto di questo tipo. E immaginavo che alla fine della glaciazione wurmiana le acque copiose per gli scioglimenti dei ghiacci potessero solcare e tagliare la roccia, creando profondi canyon sul fondo del quale si accumulavano lini, materiali di vario tipo, stratificandosi. Oggi l'acqua non è più così copiosa e in maniera più netta e decisa taglia gli strati in una quantità molto più contenuta, mettendo in evidenza gli strati quasi come se fossero un enorme libro, un enorme testo, il testo di Gaia. Questo è il titolo di quest'opera. Anche questo è un oggetto che ho fatto in omaggio al Senese, una mostra che ho fatto nel Palazzo Pubblico a Siena. Ho avuto il piacere di essere gratificato dalla presenza di Duccio sulla mia testa.
dentro nel Palazzo Pubblico di Siena ho portato numerose opere, tra quali questa. In qualche modo io volevo raccontare la morfologia del terreno del Senese, con i suoi solchi attraversati da torrenti, eccetera, e l'idea del tempo attraverso la sedimentazione, attraverso gli strati sotto il quale, sotto il manto del quale ci sono, per ricordare che erano fondali marini e che per tettonica sono stati spinti verso l'alto. Quindi ancora una volta il concetto del tempo che arriva. E questi terreni, questi strati evidenziano i famose crete senesi, le terre di Siena, in qualche modo dentro contenute. Se però mi metto le vesti del paleontologo, vado a aprire questi strati e dentro posso trovare i fossili, e allora nasce una nuova opportunità di racconto, il tempo paleontologico. Allora racconto ancora una volta frammenti di vita attraverso forme che possono portare immediatamente, ricordare immediatamente crostacei, animali di un lontano passato e di cui sono rimaste le impronte come dei fossili, e quindi racconto la paleontologia in questo modo. C'è anche quell'opera là in fondo che ho fatto un po' di anni fa, è un po' legata al discorso dei tempi che abbiamo visto prima, dove il cielo, che è rappresentato da questa resina, sotto il cielo scendono i fili che Cronos muove, e in qualche modo racconta una sorta di Cappadocia dove le formazioni sono fortemente verticalizzate, anche accentuate, ma per evidenziare il fatto così strano, così particolare, che in Cappadocia è fortemente evidenziato, dove un frammento di roccia un po' più solida fa da cappello a quella sottostante più tenera, dando origine a formazioni così particolari, quasi degli acuti, aspri acuti di Cronos, è il titolo di quest'opera. Ma io ho fatto quest'opera anche con l'intento di mettere in condizione l'osservatore di entrare e quindi vedere l'opera in una condizione diversa, non fuori, non solo fuori, ma viverla, entrarla e penetrarla e in qualche modo vederla dall'interno. A me interessava questo, io ho posto questa scultura in una mostra all'ingresso, in maniera che la gente in qualche modo fosse obbligata a passarvi, entrare nella mostra attraverso questa scultura. Ecco, tra le mie cose io ho inserito anche la carta nel marmo rosa di Verona, in una fessura, e ho inserito queste carte creando una condizione molto particolare e differenziata. I bambini quando arrivano però dicono: cos'è questo, un panino? Sì, questo è un panino. È un panino di storia. È un panino di storia. Però è bellissimo quando i bambini arrivano. Sembra un panino, sì, è proprio un panino, in effetti, è così. Mi occupo di questo lavoro utilizzando materiali più svariati. Sono partito con i materiali che nella preistoria venivano utilizzati da sempre, la pietra, il legno, il ferro. Poi, piano piano nel percorso, ci sono aggiunti materiali diversi, come la carta, come la resina e come il marmo, lavorati in un certo modo, insomma piano piano si sono aggiunti materiali diversi per creare maggiore interesse nel mio lavoro, ma soprattutto dava a me la possibilità di intervenire studiando nuovi temi, nuovi indirizzi, sempre riferiti al tempo. Nasce così il tempo dove gli alberi recisi ritornano a germogliare e dove foglie di marmo bianco di Carrara foderano l'interno ed escono dai legni tagliati. Nasce il tempo ciclico, e cioè
Pensavo di raccontare la ciclicità del tempo, ora dopo ora, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, mese dopo mese, anno dopo anno. E prendendo in prestito la metamorfosi dell'insetto, sono partito dalle uova per raccontare la metamorfosi attraverso i materiali fino ad arrivare alle crisalide, la crisalide fertile, la crisalide poi che dà origine alla vita, la vita che esce dal suo involucro, si trasforma forma in figura. In questo caso sono tornato a raccontare archeologia, questa volta archeologia raccontata, pensando alla mitologia, e pensando alla mitologia mi sono ricordato delle figure alate che da sempre si presentano in questi racconti mitologici. L'ho fatta mia e questi insetti diventano figure alate che arrivano a prendere il volo. Nel momento in cui spiccano l'ultimo volo, vanno a deporre le uova, chiudono il ciclo. Quindi il tempo ciclico è questo. Poi piano piano il tempo archeologico, il tempo geologico, dove gli strati si sovrappongono, il nostro cervello elabora questi concetti di tempo in sovrapposizione strato su strato. Se però, dovessi vestire le vesti del paleontologo o del sedimentologo, aprire questi strati per sapere in quale periodo, in quale era si sono formati, trovare gli insetti, trovare i fossili all'interno, ti porta chiaramente a un tempo paleontologico. E qui comincio a raccontare il tempo paleontologico in vari aspetti, qualche volta anche attraverso il gigantismo, perché sono convinto che l'attenzione della gente oggi debba essere ottenuta attraverso il gigantismo, qualcosa che possa essere, che abbia una sua fenomenalità. Il gigantismo credo che possa essere una versione, un aspetto utile. E allora attraverso il gigantismo catturo questa attenzione, proponendo avanzi di scheletri di animali immaginari che però chiaramente lasciano pensare che hanno avuto un loro vissuto, che hanno avuto un lontano passato, una nascita, un percorso di vita, una morte. Il tempo li ha sepolti, il tempo li diseppellisce, in affioramento tornano a parlare. Qui, tornando a parlare, è come se fosse una resurrezione. Questi resti, se interrogati dal paleontologo, ti dicono: bene, io sono l'animale tal dei tali, ho vissuto in questa era. Ero insieme a questo animale, quell'altro ancora, il clima era questo, mangiavo quell'altro, insomma, notizie a non finire, proprio come se l'animale tornasse in vita e per risurrezione dovesse parlare, tornare a parlarci. Questo concetto di nascita, vita, morte e rinascita è quello che in questo momento mi interessa in particolar modo.